Salve a tutti, popolo di sport, e benvenuti in un nuovo video di questa rubrica che non ha assolutamente un nome, o non so se gliel'abbiamo dato in post-produzione, dove parleremo appunto dell'integrazione sportiva. Integrazione che poi affronteremo in maniera forse più dettagliata proprio più avanti, ma per adesso stiamo facendo semplicemente vedere una serie di integratori che avete già visto nei video precedenti. Comunque, se non li avete visti, vi invito ad andare a beccare appunto gli altri video. È una serie che è dedicata a quelli, tutti quegli integratori che io assumo durante la mia carriera sportiva, che ho assunto durante la mia carriera sportiva. Ripeto quello che ho detto anche negli altri video: io non sono un nutrizionista, biologo o dietista abilitato, ho studiato ad Urbino scienze motorie e l'M68, quindi scienze dello sport, e nel piano di studi c'era della biochimica della nutrizione, biochimica classica, farmacologia e tossicologia del doping, e però non posso con la mia laurea dire assumete questo, assumete quello e quell'altro. Io sto semplicemente parlando di quello che io ho assunto, perché io faccio 8 allenamenti a settimana, l'ho già ripetuto, 5 in palestra di potenza e quindi forza, e con influenza anche del bodybuilding, proprio per la massa pura, grezza e tamarra. Mm-hmm. E poi 3 allenamenti al campo, dove faccio football americano, quindi corro, si picchia, ci picchiamo, ci buttiamo a terra, fa freddo, stiamo fuori, quindi pioggia e vento, l'inverno. Insomma, allenamenti di un certo livello, e non stiamo a casa a mangiare le patatine, ecco. Oggi parleremo di un integratore, scusatemi, semplice, non è molto calcolato, ma è un integratore, si chiama Power Gel, ed è un integratore a base di caffeina e sodio e carboidrati. Dici, mazza che mix! Sì, allora, questo è un integratore che nasce per chi fa sport di endurance, ma soprattutto vediamo che è fatto praticamente in bustine monodosi. Ogni bustina monodose, non so se si riesce a vedere, se riesce a mettere a fuoco, è di 41 grammi. E ho paura di avvicinarmi perché se perde la fuoco la macchina non lo recuperiamo più. Ogni bustina è di 41 grammi, contiene, poi foglietto illustrativo di altre cose, altri gusti, va bene. Questo, se non mi ricordo male, è per 41 grammi contiene 454 calorie e 26 grammi di carboidrati. Ha 0,51 grammi di sale, e di sodio ne ha 205, quindi attenzione, e ha 50 mg di caffeina. La caffeina non è elevatissima, devo essere sincero, però ha abbastanza tanto sodio. Serve per appunto aumentare, per supporto, tipo per aumento di pressione e anche per aumento dei battiti cardiaci. Attenzione quando utilizzate questo tipo di integratore, perché chi soffre appunto di pressione, aritmie, comunque problemi legati a, o prende pillole per la pressione, per il cuore e quant'altro, attenzione perché potrebbe dare dei problemi, potrebbe contrastare anche a livello farmacologico, anche se il caffè, ripeto, la caffeina non è molto elevata. Io questo qua di solito lo utilizzavo prima delle partite. Prima delle partite perché? Perché è dolciastro, è dolce, ha dei carboidrati, ma 26 grammi non sono molto, in molti, infatti poi li abbinavo ad altri tipi di... a questi. Se non sapete cos'è, andate a beccare il video precedente, e lo usavo prima delle partite. Mi dava energia, contando che una partita di football dura dalle 2 ore 20, può arrivare anche a 3 ore in alcuni casi, quindi potete ben capire, senza mangiare, trasferte e quant'altro, un minimo di, anche perché c'è l'ansia e l'adrenalina, quindi un minimo di supporto anche fisico ci voleva. Ragazzi, io spero che questi video vi siano piaciuti. Un attimo, coso anche questo. Là c'è l'angolo delle cose che ho già recensito, e sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 integratori. Se questo video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like,
like, a commentare, a iscrivervi al canale e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle novità del canale. Se avete dei dubbi, delle perplessità che volete approfondire face to face, o comunque per modo di dire in maniera diretta, potete contattarci sulle pagine Instagram e Facebook, dove siamo estremamente attivi. Con la scusa vi invito anche a seguirci su quelle pagine, abbiamo un sacco di rubriche aperte, anche un po' personali, devo essere sincero. Infatti pubblico ogni tanto foto pure io con la mia ragazza, che è un'ostetrica, è una PTO, quindi personal trainer ostetrico, e abbiamo pure delle rubriche molto interessanti, vi invito a seguirci anche là. Detto questo, ragazzi, vi lascio un buon allenamento da InSport. Ciao.